Ben ritrovati a Bookmark, il nostro approfondimento quotidiano. Oggi ci occupiamo di un tema particolare che in realtà riguarda tutti e lo scopriremo insieme al nostro ospite che vi presento fra pochissimo. Si tratta dell'inquinamento luminoso, l'inquinamento che è molto spesso legato anche all'urbanizzazione, all'industrializzazione di cui l'Italia sicuramente riveste un ruolo interessante, ma allo stesso tempo anche un triste primato, quello dell'inquinamento luminoso appunto. E chi ne ha fatto uno studio interessante, pubblicato anche su un blog e ripreso da molti canali informativi e media, è Emanuele Macaluso, che già probabilmente conoscete perché è già stato qui nostro ospite. Ben ritrovato Emanuele. Grazie, grazie Emanuele, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Emanuele Macaluso, divulgatore scientifico e anche autore e curatore del blog The Cosmo Observer. Vi mostro subito il titolo dell'articolo a cui facevo riferimento poc'anzi, un articolo che parte proprio da un tema. Intanto sfatare un mito, quello che l'inquinamento luminoso riguardi solo gli addetti ai lavori. E tu da subito lo titoli Analisi di un problema globale. Io ti chiedo subito il perché e poi capiremo anche insieme come questo tipo di attività abbia anche dei risvolti economici nella nostra società. Sì, io devo dire che occupandomi di spazio, di astronomia astronautica, sono entrato in contatto con l'inquinamento luminoso per forza, perché guardando verso l'alto mi sono reso conto di vedere ben poco a causa appunto di questo problema, e andando ad alzare un po' i sassi per vedere cosa c'era sotto e quindi andandomi a documentare, ho potuto vedere come in realtà l'inquinamento luminoso è un problema, perché intanto bisogna dirlo, è un problema che non riguarda soltanto gli amanti del cielo, ma riguarda tutti quanti noi in quanto persone che vivono su questo pianeta. Noi, come dicevi giustamente nella tua introduzione, abbiamo il triste primato, siamo il paese del G7/G8 col più alto tasso di inquinamento luminoso, che è un tipo di inquinamento che non ricade soltanto sui nostri occhi, ma che ricade anche su tutta una serie di altri fattori legati ad esempio alla nostra salute. Ecco, ci arriveremo a questo, ci arriveremo fra poco. Sì. Infatti una delle domande che già in parte anticipato era questo, cioè non si tratta solo di un fattore osservativo, come spieghi tu, per spiegare meglio ai nostri spettatori, ovviamente non è solo una questione di piacere visivo, il fatto che tantissime persone, cito il tuo articolo, il 60% degli europei, l'80% della popolazione nordamericana, quindi un terzo dell'umanità, non ha mai visto la Via Lattea. Poi lo dimostreremo se avrete la pazienza di seguirci fino alla fine con un esempio curioso di un fatto eclatante di alcuni anni fa. E quindi non è solo questa questione di piacere visivo, di fattore osservativo, ma anche una alterazione della realtà, cioè l'inquinamento luminoso altera una serie di dinamiche, anche dinamiche che hanno a che fare con la vita non solo umana, anche quella animale, anche quella naturale, e poi arriveremo anche al tema della salute. Sì, noi, come dire, facciamo parte di tutto quello che ci circonda, e quando noi ci guardiamo intorno e siamo all'aperto non dobbiamo soltanto guardare il pavimento, il terreno o l'erba, ma quello che ricade anche nel nostro campo visivo è il cielo. La Via Lattea che tu citavi in precedenza è di fatto il parametro attraverso il quale si può capire se il cielo che vediamo è un cielo pulito oppure inquinato dall'inquinamento luminoso. È un parametro sostanzialmente. Appunto quello che stavo dicendo è che è di fatto un problema che ha molte molte ricadute, che non ricadono soltanto, come dicevi giustamente anche tu, sul nostro fattore visivo. La prima volta che mi sono trovato a studiare i fattori dell'inquinamento luminoso, Emanuele, mi è venuta in mente una bellissima frase di Mark Twain, che pronunciò più o meno verso la fine del 1800, e che diceva che il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo sia vero invece non lo è. Benissimo, credo che l'esempio sia calzante anche con quello che riguarda l'universo, perché molto spesso, correggimi se sbaglio, tu che sei l'esperto, a me hanno raccontato fin da piccolo che molte stelle che noi vediamo in realtà, essendo lontane anni luce, neanche forse più esistono, però il tempo in cui appunto la nostra vista recepisce il segnale è distante. E quindi un tema molto calzante. Verrei subito al tema che citavi tu prima, perché di fatto l'inquinamento ambientale in generale fornisce tantissimi dati purtroppo di decessi, di morti l'anno. Qui c'è un rapporto dell'OMS appunto che citavi anche tu prima, 12,6 milioni di morti l'anno per l'inquinamento ambientale. Sì. L'inquinamento luminoso rientra in questo inquinamento ambientale? Se sì, come? Sì. Raccontaci perché.
Assolutamente sì, in realtà è talmente semplice da non metterci sempre nelle condizioni di pensarci. Noi come persone, come esseri umani e come esseri viventi abbiamo quello che si chiama ritmo circadiano. Che cos'è il ritmo circadiano? È quello che, per semplificare senza mai banalizzare, potremmo definire il ciclo giorno-notte. Cosa succede? Che la notte, quando dormiamo, il nostro organismo, grazie alla ghiandola pineale o surrenale, produce degli ormoni, e questi ormoni servono per far sì che sia più difficile che, ad esempio, il cancro possa in qualche modo trovare terreno fertile all'interno del nostro corpo. Come fa il corpo a capire se è giorno o notte? Molto semplicemente, il corpo è stato in qualche modo programmato per capire che quando non è illuminato è notte, e quindi di notte avvengono tutti questi processi che servono proprio per attivare tutta una serie di funzioni che difficilmente potrebbero essere attivate di giorno, quando il nostro corpo invece è, come dire, preso dal dover fare altro nella nostra quotidianità. Ecco, spiegandolo in maniera semplice, perché poi ovviamente il tema è molto complesso, stavamo vedendo anche la stampa che ha ripreso il tuo studio, io ti chiedo a questo punto se che cosa si può fare, perché dal punto di vista di investimenti, anche per ridurre l'impatto dell'inquinamento luminoso e sostenere anche un risparmio energetico, un risparmio a lungo termine dei costi, sì, delle installazioni luminose nelle nostre città, sicuramente sì, tu hai la risposta, l'abbiamo letta nel tuo studio, ma prima ancora l'uomo, le persone, sì, come possono fare per contrastare questo tipo di influenza negativa che ha sul nostro organismo, eccetto chi purtroppo lavorando con turni notturni eccetera non può farne a meno? Beh, ci sono due tipi, due livelli di azioni che possono essere fatte. Hai citato precedentemente quelle di natura sociale, quindi, come dire, l'illuminazione, quella stradale, quella pubblica, della quale forse parleremo, però possiamo fare qualcosa anche noi in casa nostra, perché ad esempio quando la sera ci mettiamo a letto e molto spesso abbiamo degli oggetti che sono luminosi e che lasciamo accesi talvolta per pigrizia, ecco, forse non ci rendiamo conto che anche delle piccole luci possono in qualche modo ingannare quello che è il nostro organismo. Quindi anche il classico, solo per capirci appunto, sì, anche il classico laser che spara sul soffitto l'ora per tenerci aggiornati nel caso di ritardo, sì, a lavoro, insomma, o nei nostri impegni quotidiani, è pericoloso, sì, secondo te? Beh, non tanto secondo me, ma secondo gli studi scientifici assolutamente sì. Noi dovremmo vivere in un ambiente buio quando dormiamo, è anche proprio un modo per ricaricarci. Talvolta noi, per ricaricare degli oggetti o per avere degli oggetti elettronici che fanno molto design ma che sono molto inutili, perché io mentre dormo non ho bisogno di vedere cosa c'è scritto sul soffitto, rischiamo in qualche modo di non rendere gli ambienti nei quali viviamo abbastanza bui, abbastanza scuri, da far comprendere al nostro organismo che è notte e che quindi può iniziare tutte quelle attività che lui è stato programmato a svolgere di notte. Benissimo, esattamente come l'ambiente, come le piante, come gli animali, che tu ben spieghi nel tuo rapporto. Veniamo a come porre rimedio. Hai citato prima i LED, hai parlato, sì, di temi nel tuo studio che hanno a che fare anche con politiche cittadine, urbanistiche, quelle, sì, della più luminosità, più illuminazione, più sicurezza. Allora, sì, puoi smontare questo assioma? Puoi raccontarci perché? Sì, ad esempio stanno in questi ultimi anni si sta provvedendo al cambiamento dell'illuminazione, si sta passando al LED. Il LED ci potrebbe mettere nelle condizioni di poter risparmiare se venisse utilizzato nella maniera corretta, perché un LED, come dire, consuma molto meno rispetto alla classica lampadina incandescenza. Mentre tu parli stiamo vedendo alcune immagini di Roma, dove è stato avviato un progetto di, appunto a livello locale, di installazione di illuminazione LED. Vediamo anche delle luci un po' fredde, se sì, vogliamo, però efficaci. Sì. Sì, il fatto è che comunque con il finto assioma della sicurezza, maggior luce, più sicurezza, si tende a sparare molto forte questi LED. Cosa succede? Che si va ad annullare quello che sarebbe il vantaggio tra una lampadina normale e una lampadina LED. In più c'è anche un discorso che tu in qualche modo citavi poc'anzi, legata alla temperatura della luce, perché anche la luce ha una temperatura che non è una temperatura in termini di calore come lo possiamo immaginare noi, ma di calore visivo. E
Il nostro occhio mal gradisce il colore, le tendenze, le frequenze che danno sul blu, le temperature di colore che danno sul blu, ma preferirebbero quelle sul rosso. Perché è sbagliato pensare all'assioma maggior luce, maggior sicurezza? Proprio perché, faccio un esempio molto semplice, quando andiamo in vacanza e entriamo in una galleria, in una giornata molto assolata, noi per i primi metri preghiamo che non ci sia nessuno davanti. Perché? Perché se arriviamo da un posto molto luminoso ed entriamo in un posto meno luminoso, il nostro occhio ha bisogno di tempo per poter abituarsi a questo cambio di luce. Se io illumino certo. al giorno la città, ma ci sono degli anfratti che al contrario invece sono molto bui, questa forte differenza, qualora ci fosse un malintenzionato nascosto in qualche anfratto, lo metterebbe nelle condizioni di poterci aggredire, ad esempio, prima che il nostro occhio possa soltanto cercare di capire chiarissimo. Che cosa c'è in quella parte buia, perché è abituato a essere troppo illuminato. Benissimo, nel tuo studio parli anche di costi indiretti, puoi citarne qualcuno? Beh, intanto se ci sono dei malati c'è qualcuno che viene pagato per curarli, tanto per cominciare. E poi ci quindi sono anche costi sociali. Esatto. Anche lì il cambiamento, il passaggio ai LED rappresenta un costo, perché comunque bisogna togliere quello che c'era e rimettere qualcosa di nuovo. E siamo d'accordo, qui il costo inizialmente è più alto, però la vita dei prodotti a LED è più lunga nel tempo. È più lunga nel tempo, questo sì, però dal momento che si sparano in maniera più forte rispetto ad una luce tradizionale, non solo si va ad accorciare la vita del LED, però non c'è un reale beneficio su quella che è la bolletta energetica. E quindi attenzione anche a come si applicano questi tipi di iniziative. In chiusura sì. Ti chiedo da una data di partire dalla storia, che cosa accadde il 17 gennaio 1994 e perché hai citato nel tuo studio anche questo esempio? Sì, è successo che a Los Angeles ci fu un terremoto, questo terremoto causò un blackout. Il locale ufficio di polizia, il 911 che noi spesso vediamo nei telefilm e nei film, venne preso d'assalto perché delle persone vedevano delle strane luminescenze nel cielo e quindi erano molto preoccupati e pensavano che gli alieni stessero arrivando e che fosse colpa degli alieni se in qualche modo c'era stato quel blackout. Era semplicemente la Via Lattea. Dal momento che vivevano in una città inquinata dal punto di vista luminoso, non avendola mai vista prima, si sono spaventati perché hanno visto la Via Lattea, che è la galassia della quale noi facciamo parte. Benissimo, con questo aneddoto che appunto riguarda anche un fatto non sicuramente felice, però fa sorridere anche pensare a come questa evoluzione negativa delle nostre città abbia portato a farci perdere anche il contatto con degli elementi e delle zone che poi appunto risentono anche, sebbene senza la presenza dell'uomo, come ci scrivi tu, della problematica di questo inquinamento luminoso. Ricordaci i contatti dove possiamo trovare altri approfondimenti e se hai nuovi progetti con The Cosmo Observer o su altri portali. Sì, allora intanto rimando al blog sul quale c'è anche questo articolo che è The Cosmo Observer, The come l'articolo in inglese, Cosmo Observer, quindi l'osservatore del cosmo, .blogspot.com, ma comunque basta mettere The Cosmo Observer su Google e sicuramente qualcosa esce. Presente anche sui social network, quindi si può seguire. Sì, su Facebook e Twitter. E per quanto riguarda i progetti, sicuramente stiamo lavorando ad un progetto di sensibilizzazione sull'inquinamento luminoso, quindi stiamo lavorando proprio su qualcosa che possa dimostrare in maniera empirica quanto siamo ciechi con qualcosa che è perennemente attorno a noi, cioè la Via Lattea. Non posso dire di più perché ci stiamo già lavorando, siamo in una fase pseudo-creativa, ma in realtà tu mi conosci abbastanza bene da sapere che sono persona concreta. Quindi devo dire che quello che faremo probabilmente è portare dei Cosmo Observer al di fuori del web sul territorio. Benissimo, e noi saremo pronti eventualmente a raccontare anche questa evoluzione. Ti ringraziamo per il momento, felici di aver dato anche noi spazio insieme ad altri illustri colleghi a questo tema. Grazie e buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi. E buona ricerca. Concludiamo qui il nostro approfondimento di Bookmark. Per oggi è tutto, ma continuate a stare con noi per seguire gli altri approfondimenti. Vi ricordo anche la nostra app, scaricabile gratuitamente dagli store digitali per iOS e Android. Cercate Rete Economy e ci troverete.